Giugno è alle porte e è alle porte anche la scadenza IMU. Come si deve procedere per provvedere a pagare l'imposta? Allora, c'è un modello, il modello F24, che dovrà essere compilato da parte dei cittadini per il pagamento che è previsto per la prima rata dell'IMU che è prevista per il 18 di giugno. Il Comune Arezzo, tra l'altro, ha approntato un meccanismo di calcolo dell'IMU nel proprio sito internet, è un calcolo automatico con tutte le spiegazioni per addivenire alla somma che dovrà essere pagata dai contribuenti. È un meccanismo che il Comune ha deciso di costruire per consentire ai cittadini almeno di risparmiare quella cifra che altrimenti devono sostenere facendo riferimento a terzi, quindi soggetti professionisti, CAF, soggetti terzi che in qualche modo invece potrebbero essere utilizzati dai cittadini per il pagamento per il calcolo e poi successivo pagamento dell'imposta. Quindi vi invito tutti ad andare sul sito del Comune di Arezzo per e intanto rendersi quantomeno conto di quella che è la cifra che dovrà essere versata per la prima rata, che come ricordiamo le cui cifre saranno comunque tutte destinate al gettito dello Stato. Ecco, ci sono delle agevolazioni per quanto riguarda certi tipi di famiglie oppure tutti dovranno pagare le stesse aliquote nelle stesse modalità? No, ci sono delle detrazioni per le famiglie. C'è una prima detrazione di 200 euro e poi una successiva detrazione per i figli che fino all'ottavo figlio, quindi una detrazione fino a 400 euro. Quindi è importante anche questo verificarlo perché alcune famiglie, grazie a queste detrazioni, potranno arrivare anche a non pagare, per esempio, l'IMU sulla prima casa. Quindi queste detrazioni potete prenderne coscienza sempre sul sito internet del Comune di Arezzo o comunque eventualmente a disposizione dell'ufficio tributi del Comune di Arezzo, eventualmente per qualsiasi chiarimento, perché già questa è una imposta particolarmente odiata, e quindi bene da parte di tutti i cittadini poter avere il calcolo corretto, quindi poter accedere a tutte le agevolazioni che gli consentiranno chiaramente di alleggerire il peso di questa imposta. Ricordiamo tra l'altro che ad Arezzo non si pagherà l'IMU sui rurali, è un altro elemento importante e quindi insomma è un tema di grande importanza anche per tutto il nostro settore agricolo. E passato, diciamo, questa prima scadenza di giugno, a settembre che cosa succederà? Ci saranno degli ulteriori risvolti per quanto riguarda la vicenda IMU? Ci saranno dei risvolti perché sono i comuni che entro il 30 settembre dovranno fissare le aliquote che dovranno essere pagate dai cittadini. E come sappiamo i comuni hanno la possibilità di attivare una leva rispetto a questa imposta. Possiamo già anticipare sicuramente che sulla prima casa non ci saranno sorprese, quindi i cittadini una volta pagato il gettito sulla prima casa 4 per 1000 previsto direttamente dallo Stato non avranno altre aggravi. Sulle seconde case, entro il 30 settembre, il Comune di Arezzo dovrà anche in questo caso decidere le aliquote, tenterà di farlo tentando di gravare meno possibile su cittadini e imprese e quindi entro settembre avremo la cifra definitiva che poi nelle seconde rate dovrà essere versata. La speranza è chiaramente che le previsioni di gettito da parte dello Stato, visto che parte del gettito IMU, la maggior parte del gettito IMU è incamerato direttamente dallo Stato, non sia inferiore alle aspettative e che il governo non si debba purtroppo rifare sui cittadini e sui comuni alle scadenze future e soprattutto entro dicembre, perché questo creerebbe dei danni ai bilanci dei comuni oggettivamente difficilmente risolvibili.